prima della gara Corrietti, appuntamento importante per i Knights con i propri sponsor in una serata promossa da Fineco, con ospiti d'eccezione gli amici giornalisti di Sky Sport Alessandro Mamoli e Gaia Coto. Dopo l'introduzione del presidente Tajana, spazia una chiacchierata sul basket che prende spunto dall'ultimo libro di Mamoli, Dream Games. Un'occasione di condivisione e conoscenza di alcuni aneddoti importanti e storici del basket vissuti in prima persona. Qua le parole di Mamoli poco prima dell'incontro. Sì, sono due libri diversi, due libri che ho avuto piacere di scrivere, che è la cosa più importante, perché altrimenti io sono uno che fa fatica a scrivere, non mi piace neanche poi così tanto. Il primo è un viaggio on the road negli Stati Uniti che racconta storie di pallacanestro americana, non necessariamente magari di alto livello, tipo NBA o cose così. Il secondo invece era partito per essere un racconto di grandi partite, grandi sfide che, come dire, avevano lasciato un'impronta all'interno della mia vita professionale, personale, e poi mi sono ritrovato invece anche a scrivere molto di me, perché alcune cose effettivamente del genere sono, fanno anche ridere. È la storia di uno che ce l'ha fatta ma non ce l'ha fatta, e quindi nello scrivere ho preso quella direzione e ho raccontato anche molte cose personali della mia vita personale, da anche giocatore, ex giocatore e professionale. Sì, è un posto dove si creano talenti, possiamo dire, un posto che io ricordo sempre con affetto, perché oltre ad averci giocato un anno, l'anno in cui mi aveva allenato Tarcisio, quindi è un posto dove, anche se ci sono stato poco, dove non fu un anno trionfale, perché ci salvammo allo spareggio, quello, evitammo i play-out per fare quello spareggio che ci consentì di finire prima la stagione. Tra l'altro c'è anche una storia abbastanza divertente, perché se avessimo perso quello spareggio io probabilmente rischiavo di saltare i play-out, perché mi ero sposato e dovevo partire 3 giorni dopo per il viaggio di nozze, quindi c'era talmente tanta fiducia di vincere quella partita che alla fine ci siamo riusciti. Però è un posto dove si fa tanta pallacanestro, dove si cresce, e come dimostrano le persone che hai citato tu, e fa piacere sempre tornarci. Io ho la sua foto con la sua frase, che tra l'altro è quella con cui chiudo il libro. Lascio in eredità questa frase che lui aveva condiviso con alcuni giocatori della sua squadra, e io proprio chiudo l'ultimo capitolo del libro, si chiude con la frase che Tarcisio scrisse a quella famosa squadra di Varese che allenava a livello cadetti, che all'inizio non era una vera squadra e poi lo diventò, andò anche a vincere lo scudetto di categoria, e quindi è sempre lì con me, è sempre lassù che mi guardo.